Continuando a seguire il ministro Piantedosi che invece riferisce a proposito della protezione speciale, se non mi sbaglio in questo momento, forse possiamo tornare alla Camera. Dai noti eventi bellici. Per lo svolgimento delle proprie attività il commissario delegato potrà avvalersi di un'apposita struttura di supporto, nonché in qualità di soggetti attuatori dei prefetti sul territorio individuati nell'ordinanza. La necessità di intervenire con misure straordinarie, come è noto, è stata determinata principalmente dall'esigenza di decongestionare in tempi rapidi lo spot di Lampedusa, che è la struttura di accoglienza maggiormente soggetta a picchi di sovraffollamento. Evidenzio al riguardo che nelle scorse settimane si sono registrate presenze fino a 3.000 persone costrette in gran parte a trascorrere le notti alla ghiaccia sul selciato in assoluta assenza di condizioni igienico-sanitarie e senza la fornitura dei kit di primo ingresso e dei pasti. Sarà pertanto compito del commissario in primo luogo individuare le migliori soluzioni per assicurare, anche con il coinvolgimento di operatori privati ed in deroga alle disposizioni vigenti, un servizio continuativo di trasferimento con assetti aerei e navali dei migranti dagli hotspot, in particolare quello di Lampedusa, ai territori dove sono ubicati centri e strutture di accoglienza. Il commissario curerà inoltre il coordinamento delle attività volte all'ampliamento della complessiva capacità del sistema di accoglienza nazionale, anche attraverso la realizzazione di nuovi punti di crisi e la costituzione di strutture di accoglienza provvisoria. In conclusione, l'obiettivo del Governo è quello di strutturare in tempi brevi, avvalendosi degli strumenti offerti dalla legislazione emergenziale, un sistema di accoglienza flessibile in grado di fronteggiare volumi consistenti di ingresso senza compromettere gli standard qualitativi delle prestazioni.